possibile, però. Ma il problema fondamentale. Fusaro, stiamo un secondo, professor Fusaro, allora su questo. Il problema direi che è assai più radicale sta a monte ed è questo, è il tema della aziendalizzazione della scuola e dell'università. La scuola e l'università stanno cessando ormai da anni di essere ciò che erano, cioè luoghi di formazione di esseri umani con coscienza critica e con consapevolezza della loro provenienza e della loro storicità e si stanno ridefinendo invece come aziende erogatrici di debiti e crediti per consumatori di formazione, così sono definiti dal Ministero oggi gli studenti, dove essenzialmente l'università non serve più per acquisire sapere e formarsi, ma per trovare uno sbocco immediato nel mercato, peraltro flessibile, del lavoro. In questo modo si snatura l'essenza stessa dell'università e del luogo del sapere in generale. Nessuno si sarebbe sognato di andare al liceo di Aristotele o all'Accademia di Platone per trovare un posto di lavoro Sì, immediato, ma per basterebbe formare se stessi. anche. Sì. Questo è il punto Lei fondamentale. dimostra Oggi che il detto latino littere non dant panem in realtà nel suo caso non vale perché le littere le danno da mangiare, no? Sì, Visto che lei. però Però possiamo. se No, ho posso capito. dire, Sì. l'obiettivo dell'uomo di cultura in ogni caso non è quello di arricchirsi, come insegna l'aneddoto di Talete del Frantoio. L'uomo di cultura, se volesse, potrebbe arricchirsi come Guardi lì, sì. Talete col Frantoio, ma non è questo ciò che cerca. Cerca la propria formazione e il miglioramento della società Intanto tutta. vedo in Questo studio dovrebbe essere il compito della cultura. sguardi smarriti, attoniti quasi. Perché è una verità dimenticata e obliata Obliata, completamente. capito Polverini? Obliata. Ma è vero, purtroppo. È Abbiamo così, perso non ho parole la la nostra Polverini. radice Allora, torniamo culturale. un attimo a Venezia, poi l'avvocato ci spiega nel dettaglio.